Riprendiamo questo incontro. Mi ripresento un po' in maniera più dettagliata. Oltre che al nome e cognome Sandra Conte, vicepresidente della Casa Volontariato, sono anche tra le fondatrici non solo della Casa Volontariato, ma anche di un progetto, appunto, che ne abbiamo parlato ancora poc'anzi, del progetto Prendersi Cura, tra l'altro della famiglia che cura oncologica. Infatti, inviterò a parlarne Renza Zanon, che insieme a me e ad altri abbiamo avviato questo percorso e abbiamo creato per la prima volta, già ormai 8 anni fa, il primo sportello in ospedale informativo. Vorrei innanzitutto darvi ulteriori informazioni su questi incontri. Voi avete il programma nella vostra cartellina, vedete la scansione, vedete i nomi dei relatori che abbiamo invitato e per anche coloro che hanno già fatto qualche altro corso, vedete che abbiamo anche cambiato sia gli argomenti sia i relatori. E ogni incontro, diciamo, è a sé stante pur nella continuità. Quindi, l'invito che faccio a voi che vi siete iscritti, che siete anche numerosi, di fare il percorso. Per chi poi è la prima volta che si affaccia nel volontariato, ma anche per quelli che già sono nel mondo del volontariato, che già sono sportellisti informativi, di poter venire anche in certi incontri, no, che interessa perché c'è quel relatore, che c'è quel tema, quindi c'è la libertà di poter esserci anche in incontri specifici e questo lo potete anche dire ad altri amici, conoscenti, parenti e altri colleghi volontari che possono aderire a questa serie di incontri anche a spot, perché consideriamo questo un corso formativo ma anche di aggiornamento, è l'occasione per incontrarci, per confrontarci, per scambiare e utilizziamo i relatori che si susseguono per avere da loro, no, degli spunti e delle informazioni che ci permettono poi di essere, come diceva Ludovico Primo, persone più pronte, più disponibili, più informate a ulteriormente informare o essere un'occasione, un'opportunità per qualcun altro in quel momento di ricevere l'informazione che si diceva, non è l'informazione che ti salva la vita. Ma l'informazione corretta al momento giusto, possibilmente tempestiva, ti serve a migliorarti la vita, a te, alla persona che ha la problematica, la malattia o la questione aperta, ma anche al familiare. E questi incontri formativi servono anche agli operatori sociosanitari che già lavorano nelle strutture, per entrare in relazione, in contatto con i volontari. In un'attitudine di collaborazione. Molto spesso i volontari, i cittadini non conoscono i servizi, ma è pur vero che gli operatori dei servizi non conoscono necessariamente tutta la realtà del mondo del volontariato, tutte le risorse di comunità e quindi se non conoscono non sono in grado di darla alla famiglia, all'utente, al paziente quell'informazione utile in quel momento. Allora, per facilitare, noi organizziamo dei punti di informazione in modo che l'infermiere, il primario, il dottore, l'assistente sociale, che non può sapere tutto di tutti, signora, signore, guardi, uscendo, vada allo sportello, telefoni, passi, le danno l'informazione che magari ha bisogno. Lo sportellista, che non può sapere tutto di tutti, sa delle cose, dici guardi questo, quello, quell'altro, telefoni, guardi il sito, questo è il numero, questa è la persona. Purtroppo, in questo momento non lo so, per la sua esigenza, mi informo, la richiamo. Oppure se lei passa domani o tra una settimana, le dirò se la questione che lei mi pone ha una risposta o le posso dare un'indicazione. Ecco, questa è l'attitudine e l'atteggiamento che i volontari, noi, chiediamo e cerchiamo anche di coltivare. Perché tutti i progetti che nascono, che sono nati,
che si sono sviluppati in questi anni sono il frutto di esperienze che man mano si sedimentano, si accumulano per tentativi ed errori. Ma quello che ci spinge a essere persone che danno una disponibilità, io dico sempre che sì, è volontari, ma personalmente è come se abolirei la parola volontariato. Sì, così ci intendiamo, uno è volontario, vuol dire che dà un'attività, una disponibilità gratuitamente, volontariamente, non è un lavoro, perché se è un lavoro sei un operatore e sono altre norme. Il volontariato è una dare la propria professionalità, la competenza, la disponibilità, il tempo gratuitamente. Ma prima di essere volontari si è persone, si è cittadini, apparteniamo a una comunità, apparteniamo a un paese, apparteniamo a una frazione, apparteniamo, viviamo in un condominio, diventa un modo di essere, un modo di pensare, una disponibilità. Il video che abbiamo visto questa mattina del ragazzo che man mano fa delle esperienze e con la sua attitudine trasforma l'attitudine dell'altro. Questo è essere in qualche modo volontari, o è anche essere persone, come diceva Ludovico, che cercano di migliorare anche un pochino il nostro modo di vivere, di campare. E ne abbiamo bisogno quando in una famiglia arriva la malattia, arriva l'handicap, arriva la cronicità, arriva una situazione di scacco che può essere sociale, che può essere fisica, che può essere psicologica, che può essere economica in questo momento di crisi. Allora ci si guarda attorno e il mondo si restringe, i contatti che pensavamo non sono proprio così quelli che potevamo magari contare. Allora abbiamo necessità, tante volte bisogno, qualche volta urgenza, di trovare qualcun altro diverso dalla nostra famiglia, qualcun altro da noi che ci possa dare una buona informazione, che ci possa dare un servizio, che ci possa sostenere in una fase, in un momento in cui abbiamo bisogno. Poi, come avete visto anche l'esperienza del volontaria di Porcia o anche quella di Cordonoce, io ho vissuto sulla mia pelle, nella mia famiglia, l'esperienza, so che è importante in certi momenti avere qualcuno, un'organizzazione, una persona che mi sostenga in quel momento. Poi risolvo, poi la cosa passa e a mia volta restituisco alla comunità, restituisco agli altri quello che ho ricevuto. Quindi è un continuo scambio, una continua interazione, e lì il valore aggiunto sociale, perché noi non salviamo la vita a nessuno, ognuno se può la salva a se stesso, questa è la legge. Ma è anche vero che nella reciprocità, nella condivisione, nel sostegno reciproco, ognuno trova la forza per uscire dalla situazione, per migliorare la sua situazione, per guarire. Quindi un fatto di scambio di energie, è uno scambio di, mi viene a dire, piacere. Perché poi essere volontario, fare il volontario, deve essere un piacere. Non siamo fate bene fratelli, opzioni buone per il paradiso. Non è questo nel mondo del volontariato. Ho il piacere di fare un'esperienza umana, con tutti, la pensi in ognuno politicamente, socialmente, religiosamente, come vuole, indifferente. E questa è la forza del volontariato. Abbiamo la possibilità di accogliere tutti e di accogliere a fare i volontari, ma anche le persone che arrivano di qualsiasi estrazione sociale, di qualsiasi estrazione culturale o economica. Questa è la forza del volontariato in uno scambio di reciprocità. Certo, chi riceve dice grazie. Guarda, in quel momento si dice, ma hai proprio salvato la vita. Ma anche chi offre riceve. Riceve senso. Riceve appartenenza, riceve di sentirsi utile, riceve relazione, perché questo va bene ed è trasversale,
al di là che facciamo il volontario nello sportello, in una famiglia, in un ambulatorio, in un reparto, vedrete che la possibilità di svolgere la propria attività, di dare le proprie competenze, ma di inventarsi nuove competenze formandosi, è variegata. Ce n'è per tutti, per tutte le possibilità, ma anche per tutto il tempo. Io guardo, io ho la disponibilità una settimana, ho disponibilità 2 ore alla settimana, ho disponibilità una volta al mese. Non ha nessuna importanza, è ho la disponibilità, ci sono, mi metto in gioco e non è un obbligo, è un piacere. Allora è con questo spirito che abbiamo messo in piedi, e adesso invito Renzo Zanon, abbiamo messo in piedi tanti anni fa questa esperienza del primo sportello informativo, e vorrei che Renzo venisse a raccontarcelo, perché l'abbiamo vissuto veramente insieme ed è una cosa che continua nel tempo e ci ha dato come casa del volontariato. Noi siamo collegati in rete tra le associazioni, anche in modo di dire ok, guarda, prendersi cura ha aperto la strada per gli sportelli ospedalieri, noi li apriamo nei distretti, nei poliambulatori, in tutti i presidi sociosanitari, dove la gente in qualche modo, per una ragione o per l'altra, sociosanitaria, casca, ci va. E quindi è lì che è facile, esce dall'ambulatorio, esce dal servizio, trova il nostro banco che dà l'informazione. E questo è una cosa importante. E allora vorrei che tu, cioè, come c'è nata? Ma sì, diciamo che hai detto tante cose e tante le ha detto anche Ludovico su quello che dà il volontariato. È vero, siamo partiti da lontano e siamo partiti esattamente 11 anni fa. E siamo partiti dopo un incontro che abbiamo avuto in casa del volontariato con una giovane psicologa che si era trasferita da Gorizia all'ospedale di Pordenone e aveva posto un quesito. Ha detto, ma secondo voi che cosa manca qui? Di che cosa avete bisogno? Al momento così è stata una domanda buttata là. Poi riflettendoci e parlando insieme abbiamo scoperto che mancava sicuramente una rete di informazione, quindi mancava completamente un punto di riferimento per le persone che di fronte a una situazione di malattia o di fronte a una situazione di difficoltà legata magari alla malattia di un familiare non sapevano dove andare, a chi rivolgersi, cosa fare soprattutto. E da lì è nata l'idea di incominciare a lavorare, a raccogliere delle informazioni e quindi sapere sul territorio che cosa esisteva, che cosa si poteva, diciamo, offrire, ma soprattutto cosa doveva fare una persona, a chi si doveva rivolgere nel caso di pratiche burocratiche, di permessi lavorativi, cioè a 360 gradi. Abbiamo incominciato a raccogliere queste informazioni andando nei vari uffici, informandoci su quello che veniva proposto e su quello che veniva offerto, e abbiamo fatto una guida, che è la guida dei diritti dei pazienti oncologici. Guide ce ne sono tante, ma quella guida lì è fatta con le informazioni del territorio, quindi è adatta ed è sicuramente lo strumento giusto per uno che vive e che abita nella provincia e nella nostra regione. Dopo questa guida è nato anche il bisogno di divulgare le informazioni e quindi abbiamo visto che forse era il caso di pensare a degli sportelli. Nel frattempo non ci siamo fermati, sono stati fatti degli incontri, sono stati fatti dei corsi di formazione, sono state fatte delle riunioni e abbiamo cominciato a mettere insieme delle associazioni che avevano in comune lo stesso tipo di missione, che era quello di sostenere le persone in un momento di difficoltà. È nato il progetto Prendersi Cura, quindi prendersi cura dei familiari, prendersi cura del paziente. E molto spesso il paziente è seguito da medici, dai familiari, dagli amici, ma la famiglia non ha nessuno intorno che lo sostiene. Ci sono degli aspetti che sono quelli della malattia, ma ci sono anche altri aspetti che sono quelli della mente, quindi l'aspetto psicologico, che non viene tenuto in considerazione o che viene quantomeno sottovalutato. Il fatto di poter parlare con qualcuno, il fatto di potersi confrontare con delle persone che hanno vissuto esperienze simili, il fatto di poter dire in un ambiente protetto
ma al di fuori della famiglia, esplicitare quali sono le proprie preoccupazioni e quali sono anche le proprie paure. È un aspetto importantissimo perché toglie ansia, toglie angoscia e soprattutto ti alleggerisce e ti dà la possibilità di capire che non sei solo e che la tua stessa esperienza è stata vissuta da tante persone, magari in tempi diversi, in contesti diversi, ma la difficoltà e la fatica è la stessa. A seguito di questo abbiamo appunto incominciato a mettere insieme le associazioni e ci siamo detti, non deve esserci un'associazione più importante dell'altra, deve essere vero che ogni associazione nella propria sede continua a fare quello che sa fare e quello che ha sempre fatto, insieme ci mettiamo a informare e quindi ci mettiamo a disposizione della gente che ha bisogno di avere un punto di riferimento. E così è stato. E abbiamo avuto grandissime soddisfazioni, perché all'inizio sembrava che fosse una missione impossibile. Invece abbiamo incominciato e c'è stata proprio richiesta, ma non solo. Lo stesso personale sanitario si è reso conto e si è accorto della differenza. E credo che durante il corso avrete la testimonianza anche di altre persone e vi sarà ripetuto chissà quante volte la gratitudine, no? Di poter sapere, di poter avere la soluzione a portata di mano, perché questo è l'aspetto importante. C'è un altro aspetto che non si dice, ma che è altrettanto importante, ed è quello di togliere quel senso di impotenza quando uno si trova di fronte a un problema e non sa come risolverlo. A volte il familiare dirgli guarda che se tu vai in quell'ufficio trovi questa soluzione, guarda che se tu vai in quell'ambulatorio hai questa risposta, dai la possibilità alla persona di attivarsi. Di conseguenza si sente utile e non resta impotente e ottiene due risultati, quello di attivarsi, occupare il tempo e quindi non pensare adesso cosa faccio e soprattutto di risolvere dei problemi che creano ansia. Quando noi siamo impegnati nel campo oncologico, credo che non ci sia una famiglia che non ha avuto al proprio interno un'esperienza, magari nonni, magari gli zii, magari un parente alla lontana, magari un amico. Però una cosa è certa, quando arriva una diagnosi di una patologia oncologica, la gente va nel pallone, c'è tantissima paura, ci sono patologie più importanti della patologia oncologica, ma la patologia oncologica viene di solito associata alla morte. Non è così, non è assolutamente così, perché per fortuna ci sono delle cure, ci sono delle terapie adesso, che ci sono persone che guariscono, che stanno bene, oppure ci sono i famosi longoviventi che possono convivere con la malattia a condizioni di vita assolutamente dignitosa e assolutamente buona, no? Bisogna farle sapere queste cose, perché molto spesso le persone ammalate si chiudono in casa quasi. Provano quasi una vergogna, quasi che ammalarsi sia una vergogna. Non è vero, non è vero. È importante dire a queste persone che bisogna attivarsi, è importante dire che bisogna uscire di casa, è importante dire che non devono restare in pigiama, è importante dire che metà cura è reagire alla malattia. Ci sono dei momenti, la malattia è pesante, la malattia è faticosa, ma se ti dai da fare, ma se esci dalla solitudine, ma se esci dalla paura, no, non è che pensando a cosa succede domani abbiamo risolto il problema. Però se prendiamo cura di noi stessi e ci alziamo e reagiamo, facciamo bene a noi stessi, ma lo facciamo anche alle persone che ci stanno intorno, perché non c'è niente di peggio di avere una persona a cui si vuol bene, vedere che è depressa e non si sa cosa fare. Perché poi ci sono quei meccanismi che più uno si deprime, più l'altro si deprime e quindi non riescono ad aiutarsi a vicenda. Far sapere che esistono dei gruppi di sostegno, far sapere che esistono delle soluzioni, far sapere che esistono dei permessi lavorativi che consentono ai familiari di poter accompagnare i propri parenti alle cure senza dover, con il rischio del licenziamento, adesso si sa che c'è anche questo tipo di problema. Questo aiuta. Ci sono anche altri aspetti e sono gli aspetti che riguardano l'importanza dell'informazione, quindi l'importanza di dare le informazioni giuste. Ha detto una cosa importante Sandra prima, noi non possiamo saper tutto, però pian piano si imparano un sacco di cose, perché pian piano si conoscono
gli sportelli si conoscono, le leggi si conoscono, le informazioni, vengono fatti questi corsi proprio per fare degli aggiornamenti. L'importante è che se non si sa l'indicazione, si prenda tempo. In questo momento non ho l'informazione, prendo nota del numero, mi informo e quindi l'informazione si può ottenere dalla volontà più esperta, ma anche dall'associazione di riferimento. Quello che conta è poi dare la risposta alla persona, perché questo fa sentire accolti, perché questo fa sentire importanti. Non abbiamo parlato di un aspetto umano. Molto spesso le persone non hanno bisogno di niente, hanno solo bisogno di essere ascoltate. Hanno solo bisogno che qualcuno gli dica: guarda, capisco perché ci sono passato. E basta solo ascoltarle, non serve fare assolutamente niente, perché hanno solo bisogno di buttare fuori quello che è la loro preoccupazione. Dobbiamo ricordarci che quando una persona ha una patologia importante, è come se si creasse un vuoto, no? Quindi quando va dal medico di riferimento, in quel momento lì stranamente ci si sente benissimo, non si ha nessun disturbo, non c'è bisogno di niente, salvo dopo uscite dall'ambulatorio, che tu sei nel panico totale perché non ti sei ricordata di chiedere una cosa, perché non ti sei ricordata di informare che hai avuto quel tipo di problema o altro. Anche qui, dare delle piccole informazioni che sono quelle proprio di guidare, no? Magari prendi nota, vai con una nota di quello che vuoi sapere. Sono piccoli aiuti, ma importanti. Non so, mi viene in mente una cosa che è successa abbastanza recentemente. Una giovane signora, arrabbiatissima col marito, perché non capisce, perché lui non sa quello che provo io, perché non capisce quanto sto male. Non è che lui non capisce, lui è spaventato, perché in una coppia dove esiste un rapporto consolidato, la complicità, la confidenza ti porta anche a capire le cose non dette. Ma in una coppia giovane dove non esiste ancora la consuetudine, dove l'aspetto anche estetico è molto importante, no? Per una donna che perde i capelli, per una donna che ha una pelle molto rovinata oppure un viso gonfio o altro, non si sente più femminile, non si sente più apprezzata, non si sente più desiderata. Ma non è vero che non è così. E l'uomo che sta accanto è un uomo che dovrebbe essere fortissimo, ma che magari è soltanto spaventato e non sa cosa fare. Allora dire a queste giovani ragazze: riappropriati della tua vita. Tu dove andavi prima? Andavi a mangiare la pizza? Torna fuori, truccati, vestiti, non stare in pigiama tutto il giorno, non fare l'ammalato. Qui ci sono dei medici, per cui sanno perfettamente che durante le cure ci sono dei momenti che si sta male, ma ci sono dei momenti dove si può condurre una vita normalissima. Allora, noi volontari, la cosa che possiamo fare è proprio dire a queste persone di riappropriarsi della loro vita, che le cose belle che accadono tutti i giorni nessuno ce le porta via, che sta a noi la capacità di coglierle e di farle nostre. Ma non solo. Dal punto di vista dell'ammalato, bisogna anche essere un momentino generosi nei confronti di chi ci sta vicino e bisogna dirle queste cose, perché fare le vittime o pretendere che i propri cari siano lì a stenderci i tappeti è ingiusto, è egoista. E per contro, essere dalla parte del parente, spiegare che non devono sentirsi in colpa, che quello che loro fanno è una fatica immane, enorme. Io ho provato entrambe le figure, perché non ci siamo fatti mancare niente. Per cui posso dire che è molto più faticoso fare il familiare che fare l'ammalato. Perché l'ammalato sa quanto sta male e cosa può fare per star meglio, ma il familiare non sa cosa può fare, specialmente se ha accanto una persona che non si esprime, che si chiude in se stessa. Quindi pensate quante cose possono essere dette, quante cose possono essere fatte semplicemente ascoltando le persone. Perché non serve niente, perché poi sono le persone che ti danno l'input. Noi dobbiamo solo avere la capacità di riformulare quello che è il desiderio della persona, no? E a questo servono i corsi, perché è giusto essere preparati, perché è giusto difendersi. Non si può andare a fare un volontariato e poi portare a casa la tensione o l'ansia, assolutamente no. Si porta a casa la soddisfazione e la gratificazione di aver imparato qualcosa di nuovo, di aver aiutato qualcuno e di aver speso bene il tempo.
Bene. Credo che grazie. Questo sia. Grazie. Ecco, questi incontri sono l'occasione per sentire, per condividere con i protagonisti di queste esperienze, di queste attività, di queste cose che si sono messe in piedi in questi anni, con persone vere, con persone che non teorizzano, ma persone che hanno una pratica, che hanno una pratica di vita, che hanno una motivazione e che hanno un'esperienza e hanno una passione. Voi vedrete che si alterneranno proprio qua, sia dei volontari che portano la testimonianza e degli operatori che parleranno non soltanto dell'attività che fanno e del contesto in cui operano, ma anche della passione che hanno nella relazione con l'ammalato e con la famiglia. Quello che credo anche importante per tutti voi e per tutti coloro che si affacceranno in questi incontri è quello poi di pian piano di acquisire un'attitudine. Vedete, poi le cose si imparano man mano, le cose pratiche e tecniche. Man mano che farete esperienze saprete come si sta in uno sportello, come ci si rivolge, come si accoglie, cosa si deve dire. Ma credo che quello che possiamo sperimentare qua è un'attitudine, è un modo di stare, è un modo di ascoltare, è un modo di interiorizzare questa disponibilità che abbiamo nel poter offrire competenza, tempo e disponibilità. Questo è una cosa fondamentale. Quello che voglio ricordare a tutti voi che in ogni incontro noi prevediamo non soltanto delle testimonianze, prevediamo anche, e poi nel corso del corso vero e proprio dei 10 incontri, prevediamo nei tempi successivi, per chi lo desidera, e quelli che dicono benissimo, io sono una nuova volontaria e voglio mettermi a disposizione, di fare delle esperienze pratiche presso gli sportelli che già esistono, quindi accompagnati con un volontario, tra virgolette, esperto, a essere nel posto. Lì si impara facendo. Ecco, questo è fondamentale. Grazie. 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 Sì, tranquille, grazie. Molto brava. Sì. E allora, che cosa io chiedo? Ma noi vi chiediamo di essere non soltanto protagonisti e testimoni di questa esperienza, ma vi chiediamo anche di essere divulgatori di questa esperienza. Perché come farete divulgazione delle attività negli sportelli, ma anche nelle relazioni che avete spiccioli. Oggi tornate a casa, incontrate nel pomeriggio un'amica, un amico, un parente, potete raccontare, ho vissuto questa mattina questa esperienza, ho ascoltato questa cosa, ci sono degli incontri informativi, sono aperti, sono gratuiti, puoi partecipare. E poi, se ti farà piacere e ne hai la voglia e la disponibilità, puoi fare il volontario per il tempo che decidi di fare. Ecco, questa cosa, noi siamo un po' quelli che mettono in moto le azioni. Poi le azioni sono per contagio vitale. Ognuno porta qualcuno. Che cosa noi abbiamo visto per esperienza? Possiamo, guardate, mettere su Facebook, sui social, su tutti i giornali. Facciamo tutte queste cose, comunicazione, per quello che possiamo, per le nostre anche possibilità. Vi ricordo tra l'altro che il volontariato è volontariato, è gratuito e noi abbiamo pochissimi fondi dagli enti pubblici, anzi sempre meno. Per cui tante volte, voglio dire, ci inventiamo sul come poter sostenere le nostre associazioni. Ve lo dico francamente, non navighiamo economicamente nell'oro, però siamo prosperi. Che è un'altra cosa, non ci abbiamo tanti soldi, però siamo prosperi, perché creiamo prosperità nel questo contagio vitale. Questa è la cosa che socialmente ci interessa.
ci farebbe bene qualche soldo in più, ma ci interessa quel che passi quel messaggio, che si possa vivere questa esperienza, che possiamo offrire questa opportunità per tutti noi, per i volontari per primi. Quindi, come dicevo prima, che cosa chiediamo a voi? Ognuno di voi di essere contagioso con l'altro, anche nel proporre questa esperienza ad altri. Che cosa abbiamo visto nelle esperienze degli sportelli oncologici? Che sono gli stessi volontari che hanno portato gli altri volontari, Magari poi anche qualcuno che passava all'ospedale, ma cosa fate qua, come abbiamo fatto le interviste, no? Perché si fa? In fondo anch'io potrei, in fondo. Questa è la cosa. Vale più la testimonianza diretta che 100.000 pubblicità, 100.000 discorsi. Si cambia e cambiamo noi stessi e cambiamo la nostra comunità facendo. Sono le azioni. L'intenzione è fondamentale, ma oltre all'intenzione e il pensiero dobbiamo avere l'azione. Per cui l'azione di un sorriso, l'azione di un aiuto, l'azione di un'informazione, l'azione di un sostegno è un'azione che cambia noi, cambia l'altro. L'altro ha la percezione di essere visto, ma visto sul serio, ascoltato, come diceva Renza, e quindi preso in considerazione. Poi non facciamo miracoli, non siamo chiamati a fare miracoli, non dobbiamo salvare la vita a nessuno, dobbiamo essere insieme agli altri. Ecco, questo credo che sia il valore fondamentale del nostro essere volontari, della nostra partecipazione alla comunità. Cos'altro potervi anche un po' dire di questi 10 incontri? Avete il programma, la prossima volta ci sarà la dottoressa Elisa Shan, che riprenderà poi il discorso non soltanto per l'esperienza, perché è la coordinatrice del progetto Prendersi Cura, ma anche darà delle modalità con le quali stare in relazione con l'altro. La prossima volta ci sarà Elisa tutta la mattinata con alcune testimonianze. E così man mano. Non prevediamo tantissima discussione, perché non abbiamo i tempi per farlo in questi incontri, però cerchiamo di far conoscere tra di voi chi siete e man mano facendo darvi modo di avere voce. All'inizio non lo facciamo, avete visto stamattina abbiamo fatto un po' così, perché è troppo precoce. Avrete modo man mano nel tempo di dire la vostra esperienza, di confrontarvi, di scambiare. Creeremo delle occasioni anche di gruppo, se avremo la possibilità in questi incontri, ma anche dopo, perché il corso finisce a novembre, poi tutto continua in un altro modo. L'altra informazione che vi volevo dare è che poi quando si diventa volontari di sportello, c'è Renato come coordinatore, c'è la Silvia che segue, che nei vari appuntamenti, eccetera, nel organizzare i calendari, ma anche sono disponibili a tutto il supporto possibile, ma non è che poi la persona, il volontario è lasciato là. Ci si incontra tra volontari, con lo staff, con i coordinatori, e abbiamo deciso almeno ogni 2 mesi, un'oretta e mezza, della serie come va, quali sono delle cose che emergono, quali sono i bisogni, c'è necessità di qualche miglioramento, c'è una qualche difficoltà, allora ognuno lì a voce, in base a quello che fa effettivamente, ci confrontiamo e anche decidiamo insieme magari delle azioni di miglioramento. Ecco, questa è una cosa molto importante. E poi durante l'anno abbiamo sempre iniziative formative di aggiornamento che offriamo a tutti i volontari, ma anche ai cittadini, a chiunque voglia partecipare. Sull'automutuo aiuto, questa
poc'anzi diceva, no? In autunno o entro Natale, e se non entro Natale sarà entro l'inverno perché non abbiamo ancora definito le date, dato che siamo impegnati fino a novembre con questo corso, faremo senz'altro, come facciamo ogni anno, un corso per facilitatori di gruppi di auto mutuo aiuto. E aperti a tutti, ed è anche quella un'esperienza per imparare a stare in un gruppo tra pari, per imparare a facilitare, per conoscere un mondo che è molto interessante, abbastanza misconosciuto, che è quello della gruppalità. E anche a Pordenone esistono dei gruppi interessanti, altri dovrebbero essere incentivati, ma quello che volevo anche ulteriormente dirvi, come auto mutuo aiuto, ma avremo un incontro anche su questo, che i gruppi alla pari non sono gruppi istituzionali, eh? Ci si va liberamente e si esce liberamente, sono gruppi gratuiti, non c'è il terapeuta, se no sarebbero gruppi terapeutici, non sono gruppi di sostegno, se no avremo un educatore o un operatore che sostiene il gruppo, esistono anche quelli e vanno benissimo. L'auto mutuo aiuto è tra pari con facilitatori naturalmente addestrati, non ci si inventa così. Questa iniziativa che noi perseguiamo come Casa del Volontariato da anni permette a gruppi di nascere, di crescere, non solo a Pordenone, a Sacile, ad Aviano, o anche offriamo questa opportunità di formazione e di sostegno alla via di gruppi anche ad altre associazioni. Esempio, l'associazione Voce Donna, quella che si occupa delle donne violate, maltrattate, eccetera, non aveva all'interno delle sue molteplici attività un gruppo di auto mutuo aiuto. Alcuni operatori sono venuti a fermarsi da noi e hanno costituito un gruppo di auto mutuo aiuto presso la sede dell'associazione Voce Donna. Quindi altri sono venuti anche da fuori provincia a vedere come si fa, hanno partecipato, si sono formati e poi portano l'esperienza da un'altra parte. Questo è un continuo flusso di scambio. Molti gruppi sono nati, molti sono anche morti, altri ne nasceranno ancora, perché il gruppo si aggrega in base a un interesse, a una problematica, a una situazione. Finito l'interesse, finita la problematica, si sciolgono, se ne sarà un altro. E se non è qua, sarà Fontana Fredda, e se non è Fontana Fredda è Adazzano Decimo, in base alle persone come si mettono insieme. Le associazioni, la Casa del Volontariato dà il supporto, ti do l'occasione per formarti, ti do l'occasione di fare un tirocinio, ti do qualche volta anche l'ospitalità quando abbiamo gli spazi e ti diamo il riferimento, hai una problematica, ci chiami e vediamo cosa possiamo fare per sostenere il gruppo. Ecco, questa è la dinamica che ci muove all'interno dell'organizzazione dei gruppi di auto mutuo aiuto, ma anche delle associazioni. E come diceva Ludovico Foscari stamattina, molto spesso, questa è un'autocritica nel nostro mondo del volontariato, abbiamo l'attitudine, ma questa è un'attitudine sociale, di ognuno per sé. E nel senso che esistono anche delle associazioni molto importanti, anche molto grosse e tante volte anche piccoline, che però stentano a collegarsi. La nostra funzione, essendo noi Casa Volontariato un'associazione di associazioni, quindi trasversale, è quella di far dialogare anche tra di loro le associazioni dentro progetti condivisi. Anche questo è un progress, eh? Siamo molto avanti, ma c'è ancora tanto da fare. Tanto da fare perché ognuno tende, per la fatica, per le cose, ne ho già tanto nella mia associazione. Ecco. Ma anche questo fa parte del mondo del volontariato, questa attitudine che si apprende nel dialogare. E lo sforzo che fa il Centro Servizi del Volontariato regionale, che poi l'organizzazione a livello regionale che sostiene le associazioni, è quello di favorire questi incontri, questi scambi, questi progetti condivisi. Nessuno è un'isola, nessuno, né individualmente, né come famiglia,
né come associazione. E anche, vedete, la collaborazione che abbiamo stretta col prendersi cura e casa del volontariato, a parte che prendersi cura ha sede e nasce dalla casa del volontariato, però poi cammina nella assoluta indipendenza, ma continuiamo per stile e per piacere a collaborare. E quindi facciamo questo corso insieme, ma anche i volontari degli sportelli qualche volta si scambiano. Uno può andare in ospedale come al distretto. E faremo ulteriori altri passi proprio per creare tra volontari e tra associazioni delle forme pratiche, proprio pratiche di collaborazione. Questo aiuta tutti nel nostro ricambio, per non diventare autoreferenziali anche da volontari, sempre aperti al cambiamento. Non è facile, però rende molto e molto di più, è molto più stimolante. E questa è una cosa che si impara facendo, altrimenti io dico anche a livello personale, non farei da 20 anni il volontariato se non avessi ogni giorno stimoli nuovi, occasioni nuove, opportunità nuove, altrimenti sarei, sì, vabbè, ciao. Ecco, questa è una dinamica. Lo puoi fare in un settore, lo puoi fare in un altro settore, lo puoi fare con questo, lo puoi fare con quello. È una dinamica, credo, sociale, e noi facciamo molta attenzione proprio per mantenere sempre vivo questo spirito. Vi faccio un esempio. Perfetto, guarda, grazie Silvia, che ne ho raccontato anche l'altro giorno, di come si è sportello per strada. Incontro il presidente di un'associazione qua delle nostre, che mi dice: sai, mia moglie in questo momento da 2 mesi ha avuto un'emorragia cerebrale molto seria, sono preoccupatissimo, guarda, sono veramente in difficoltà. E era qua, proprio in strada. Scusa, hai telefonato al tuo collega presidente dell'ICTUS? No, guarda, in questo momento non ho il telefono, chiama Renato alla casa volontariato, ti mette in contatto col presidente o di uno della società, ti dà tutte le informazioni che in questo momento ti sono utili, pratiche. Dice: ah, grazie, non ci avevo pensato. Ecco, vedi, ti ho fatto qua, noi possiamo anche prenderci un caffè, un'informazione che avrei potuto darti allo sportello. Ma quello che non siamo abituati è il click. Ascoltiamo le storie dell'amica, del vicinante, del collega di lavoro, del cognato, che ti racconta una cosa. Però, sì, ok, l'ascoltiamo, però digli: ah, sai che per l'Alzheimer o per il Parkinson o per i laringectomizzati o per questo tipo di problematiche che ti... la sciatalgia, il panico, ma tutta una serie... o l'anziano, adesso c'è un problema enorme, no, con gli anziani. C'è l'associazione? Sai che c'è l'AIFA? Sai che c'è il centro anziani a Porcia? L'AIFA è a Pordenone? Sai che l'Auser è a Torre? Sai che c'è un Hauser a Roveredo? Non ti devo dire cosa fa tutto l'Hauser, lo diranno loro, ma sai che a Roveredo fanno delle cose, a Porcia magari ne fanno altre e a Sacile altre ancora, capite? È una forma mentis, ti metto in contatto con, poi vuoi, non vuoi, farai, questa è una cosa che ti riguarda l'altro, ma io ho fatto la mia parte. Non si sa mai dove va a finire quella informazione. E molto spesso, finché appunto nelle nostre famiglie non capita una malattia, non sappiamo. Ma onestamente non sappiamo. Però dopo possiamo attivarci, allora sappiamo. E l'altra cosa, io dico, ognuno di noi c'è un medico curante, medico di medicina generale, c'ha qualche volta più di un specialista anche, allora io penso che ognuno può parlare col proprio specialista, ed è anche quella un'attitudine. Lo sa, dottore, che c'è un'associazione a Porcia o ad Azzano Decimo? Ah, non lo
lo sapevo, non possono sapere tutto. Guardi, le do io informazione, dottore, che magari la prossima volta o la settimana dopo gli arriva un altro signore o una signora e dice, ah sì, è di Azzano, guarda, guarda là. Capite? Noi non sappiamo dove va a finire l'informazione utile. Non ci costa niente darla, non ci costa niente essere connessi e anche nello stesso tempo essere recettivi, sempre su con l'orecchio svelto a recepire una nuova opportunità. La piglio, me la tengo lì, mi torna buona e collego le due cose. Questa è una forma di solidarietà sociale. Costa niente. Veramente costa niente. C'è un qualcuno che deve venire a curarsi al CRO e da lontano non ci sono i soldi per andare negli alberghi e tante volte neanche nei bed and breakfast. Però, sai, cioè, sì, c'è l'associazione Scapolini che dà ospitalità gratuita. Chiama un operatore della Scapolini e vedi se può offrirti una soluzione. Cambia la vita. Cambia la vita e così via. C'è un anziano che ha necessità di andare a fare una riabilitazione e chi me lo va a prendere a casa che anche i figli, se li ha, lavorano e che questo non è tempo da chiedere permessi. Bene, c'è un'associazione, l'AIFA, che fa trasporti, ti viene a prendere a casa con macchine attrezzate, con autisti attrezzati, non che ti scappa via la carrozzella là per strada. E capite che c'è competenza dietro, oltre che disponibilità, e ti accompagna in ospedale, ti accompagna alla riabilitazione, ti accompagna a fare quello che devi fare, ti aspetta e ti riaccompagna a casa. E così via. C'è un servizio, ma ne parleremo in corso d'opera, che manca abbastanza qua a Pordenone, ma manca in genere un po' dappertutto, che è quella forma di volontariato e di assistenza a domicilio. Noi riceviamo molte richieste, ma molte richieste. Guarda, c'ho la signora anziana a casa o una persona gravemente allettata o in casa che per un motivo anche lungo di tempo non può muoversi o per età o per patologia. E sì, arrivano i servizi sociali, perché qua a Pordenone non ha abbandonato nessuno. Arriva anche l'infermiera per la terapia, fa la terapia e se ne va, perché ne ha altri 20 da fare entro la giornata. Ma non c'è nessuno che in quella casa entra per bere un caffè, per leggere un libro, per guardare un film insieme, per fare una chiacchierata. O della serie, sei viva, sei morta, hai bisogno di qualcosa. Ah, ti vado io a prendere, ti faccio io la spesa, non è poco, no, nei soldi, vado a fare la spesa. Piccoli servizi. Ecco. Anche questo è un volontariato che è un altro tipo da quello, diciamo, che facciamo lo sportello informativo, ma che andrebbe molto valorizzato, incentivato e trovare le persone disponibili a fare anche questo tipo di volontariato. È il più difficile, perché quando si è uno sportello si è la tutela dell'istituzione. Quando si è un ospedale, in un distretto, in un ambiente anche associativo, è l'associazione, l'istituzione, siamo in un contesto, in un riferimento, in qualche modo che sappiamo orientarci. Quando si va a domicilio, si entra nella casa, nell'intimità dell'altro. Quindi diciamo che è molto più complesso poter essere volontari. È più facile per certe cose, perché siamo tu per tu, ma è anche più complesso perché entriamo nella casa, nell'intimità della sfera di una persona. Di una persona che qualche volta può essere sofferente, dentro dinamiche anche familiari, di cui noi volontari non siamo tenuti a portarceli a casa come problema, ma siamo là veramente dentro una disponibilità, a un ascolto, un sostegno. E in genere funziona quando il volontario è introdotto, sostenuto e dentro in un'area di intervento in collaborazione con i servizi, in modo che l'infermiera, il medico, l'assistente sociale, in collaborazione con i volontari,
allora entra in una casa, in una famiglia. Dentro ha un progetto un po', se volete, coordinato. Ecco, qua funziona molto bene, allora il volontario è dentro una situazione, anche se volete, di rassicurazione di contesto, sa da chi va, a fare che cosa, in una cornice che è quella e non altra. E questo non è per mettere dei limiti, ma è importante mettere cornici. Poi ognuno di noi, tutte le persone, fanno come si sentono, come possono, no? Il discorso del buon vicinato lo dobbiamo recuperare. E certamente questo non deve essere normato da niente. Ma penso che quando si è volontari e si ha un rapporto continuativo, infatti la legge anche lo chiede, si è anche assicurati. Ne parleremo in certi momenti. Si ha un'assicurazione. Si è associati all'associazione, l'associazione ti assicura. Ti assicura anche se tu esci di casa in bicicletta piuttosto che a piedi, piuttosto che in macchina, nel tragitto tra casa tua e l'associazione ti capita qualcosa, sei assicurato, sia all'andata che al ritorno. Anche questo sembra una stupidaggine, non succede mai niente, sapete. Io in tanti anni non è capitato niente. Ma la volta che capita, tu sai che sei assicurato. Anche queste sono, diciamo, delle norme, sono norme, ma credo che siano anche indispensabili. Ed è anche vero che negli sportelli, vedete, c'è il nome, non tanto il cognome. Sandra, Maria, Luigi, Tony, Angelo, sai con chi parli? Ah, ieri ho incontrato Angelo, ah, ieri c'era la Marilena, ah, no, c'era la Luisa. E quindi è importante avere una riconoscibilità, se volete, anche questo. Per dare un po', se volete, anche un corpo e statuto al nostro essere volontari. E guardate, non ho detto dignità, perché la dignità ce la diamo noi. Noi col nostro essere persone, essere lì a fare quello che facciamo, ma la cornice ci dà statuto e ci dà anche una forza maggiore di interlocuzione con l'altro e anche un limite, ma questo ne parleremo le prossime volte. Una mano sì, due, pensiamoci, come dice, non salviamo la vita a nessuno, offriamo opportunità, se no lo faccio una volta e dopo sono prosciugata, me la porto a casa. Il problema è troppo grande, no, non posso portarmela a casa, né la persona né il suo problema. Non serve a noi, non serve all'altro. Se vogliamo dare una continuità nel tempo e sapere la giusta vicinanza e la giusta lontananza, ma questo ne parleremo la prossima volta con la dottoressa Elisa Shan, che è psicologa, psicoterapeuta e ha decenni di esperienza con i volontari.